Alcuni di voi non avranno mai sentito parlare di questo caso, altri lo conosceranno solo di sfuggita, ma sono sicuro che molti di voi lo conosceranno già, perché questo è stato il primo caso trattato su Fuoco di Prometeo. Ho sempre avuto un debole per questa storia e quale occasione migliore per riproporla qui con dettagli inediti. Ora spegnete le luci, controllate dietro di voi e buona visione. Elisa Lam è una studentessa universitaria della British Columbia a Vancouver, di dove era originaria. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che avrebbe dovuto essere una via di fuga dai suoi studi. Dunque, parte per questa gita in solitaria, non conscia del fatto che quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio. Il 26 gennaio 2013 giunse a Los Angeles in treno, una delle tappe del suo tour, e come ogni giorno chiama sua mamma per rassicurarla che sta bene. Infatti si erano promessi che si sarebbero sentiti ogni giorno, e questo fu il motivo per cui i suoi genitori si preoccuparono subito quando non ebbero notizie dalla figlia quel nefasto 31 gennaio, giorno in cui era in programma il check-out dal suo hotel di Los Angeles. Un hotel che aveva già un passato misterioso, e questo fatto non fece altro che alimentare l'alone di mistero su di esso, sul Cecil Hotel. Preoccupati, i genitori di Elisa contattarono la polizia di Los Angeles, che si mobilitò immediatamente per cercare la ragazza scomparsa. La prima tappa fu ovviamente il Cecil Hotel. Vennero perquisiti tutti i locali, ma della ragazza non c'era traccia. Allora vennero analizzati i filmati di sorveglianza ripresi dalle telecamere dell'hotel, ed è proprio qui che le cose si fecero alquanto bizzarre. C'era un video che mostrava Elisa Lam in uno degli ascensori e il suo comportamento era molto strano. Giudicate voi stessi. Come avete potuto notare, viene mostrata un'Elisa ansiosa, paranoica. Preme tutti i pulsanti dell'ascensore, poi sporge la testa e la scuote a sinistra e a destra, come se fosse preoccupata da qualcuno o qualcosa che la sta inseguendo. Entra ed esce dall'ascensore confusa, ma sono gli ultimi istanti quelli più strani, quelli in cui fa dei gesti strani con le mani. Sembra quasi alle prese con un'entità invisibile. Quel video venne caricato su YouTube e in poco tempo fece il giro del mondo, accumulando decine di milioni di visualizzazioni, scatenando la reazione del web. Milioni di persone avevano appena visto quelli che sarebbero stati gli ultimi istanti di vita di Elisa Lam. Passarono 2 settimane e di Elisa Lam nessuna traccia.
Nel frattempo, sempre più residenti del Cecil Hotel cominciarono a lamentarsi dell'acqua. Aveva un odore e un sapore strano. Dunque intervenne la manutenzione per cercare di capire cosa stesse succedendo alle riserve d'acqua dell'hotel. E quando aprirono una cisterna d'acqua sul tetto, si trovarono davanti a uno spettacolo raccapricciante. Il cadavere di una persona stava galleggiando dentro. Ovviamente, il collegamento fu rapido. Quel corpo apparteneva a Elisa Lam. Aveva anche gli stessi vestiti ripresi dal filmato di sorveglianza. Nessuno aveva idea di come la ragazza fosse finita lì dentro o di chi altro potesse essere coinvolto. Il personale dell'albergo affermò alle autorità che Elisa Lam era sempre stata da sola. Da successive indagini si scoprì che almeno una persona la vide prima della sua morte. Fu la proprietaria di un negozio di libri chiamato, ironia del destino, The Last Bookstore. Disse che comprò dei libri per i suoi genitori e che non vedeva l'ora di rivederli. Questo per alcuni rese poco probabile l'ipotesi del suicidio. Quando vennero resi noti i risultati dell'autopsia, servirono solo ad alimentare altre domande. Il rapporto tossicologico confermò che Elisa aveva consumato una serie di farmaci che le servivano per il suo noto disturbo bipolare. Tuttavia non c'erano tracce né di alcol né di sostanze stupefacenti nel suo corpo. Poco dopo la pubblicazione del rapporto, alcuni investigatori amatoriali provarono a cercare di risolvere il mistero e molti giunsero alla conclusione che Elisa potrebbe non aver preso correttamente i suoi farmaci, tra cui antipsicotici, e questo l'avrebbe portata a compiere chissà quali azioni. Infatti è importante notare che l'uso di antidepressivi per il trattamento del disturbo bipolare, se fatto senza cautela, può rischiare di indurre effetti collaterali, tra cui allucinazioni. Le dichiarazioni del direttore dell'hotel supportarono questa teoria. Affermò che Elisa era anche stata cacciata da una stanza in condivisione con altre persone per i suoi comportamenti bizzarri. Tuttavia, ci sono ancora molte domande. Come ha fatto la ragazza a finire nel serbatoio dell'acqua dell'hotel? David e Ina Lam, i genitori della ragazza, fecero causa contro il Cecil Hotel. Il loro avvocato dichiarò che l'albergo avrebbe dovuto ispezionare tutti i potenziali pericoli per gli ospiti. L'hotel ovviamente rispose presentando una mozione per respingere la causa. Non c'era motivo di pensare che qualcuno sarebbe stato in grado di entrare in uno dei loro serbatoi d'acqua. Infatti l'addetto alla manutenzione che scoprì il cadavere dichiarò che bisognava prendere l'ascensore fino al 15° piano, salire le scale fino al tetto, spegnere l'allarme, raggiungere la piattaforma dove erano situati 4 serbatoi e infine aprire la pesante botola della cisterna. Un fatto strano è che solo i dipendenti dell'hotel sarebbero stati in grado di disattivare correttamente l'allarme. Se fosse stato attivato, il suono avrebbe raggiunto la reception negli ultimi 2 piani dell'hotel. A fronte di tutto questo, il giudice della Corte Suprema di Los Angeles stabilì che la morte di Elisa Lam fu un evento accidentale perché avvenuto in un'area in cui gli ospiti non potevano accedere. Quindi la causa venne respinta e il caso chiuso per sempre come morte per annegamento. Negli anni successivi, nonostante il caso venne ufficialmente chiuso, furono tante le teorie che dilagarono sul web riguardo la misteriosa morte di Elisa Lam e ad oggi sembrano esserci cose che non tornano. Come aveva fatto Elisa a disattivare l'allarme e a sollevare la pesante botola della cisterna d'acqua? Come mai non era stata vista da nessuno andare sul tetto, né tantomeno da altre telecamere di sicurezza? In molti affermano che stesse effettivamente scappando da qualcuno e che in pochi frame del video si possa notare la presenza di un'altra persona. Altri mettono in gioco presenze demoniache all'interno dell'albergo. Il Cecil Hotel, infatti, è noto per essere stato teatro di altri inquietanti fatti che troveranno sicuramente spazio in altri video. Di recente cambiò anche nome in Stay of Main Hotel, forse per cancellare quel suo terribile passato. Esistono video di persone che ripercorrono tutto il probabile tragitto compiuto da Elisa per dimostrare la fattibilità della cosa e che dunque la ragazza sia riuscita a entrare nella cisterna per commettere suicidio. Infatti si suppone anche che fosse vittima di una grave forma di depressione. Dal suo blog ne emerge un quadro di una giovane brillante, femminista convinta e amante dell'arte, allo stesso tempo dalla persona labile, in crisi, con numerosi riferimenti al mal di vivere. Per concludere, abbiamo tante ipotesi e una certezza: nessuno saprà mai come sono andate veramente le cose.
E tu cosa ne pensi di questa storia? Se vuoi ascoltarne altri, iscriviti al mio canale, attiva le notifiche e aggiungimi su Instagram per altri dettagli inediti. Nel frattempo, mantieni sempre accesa la tua fiamma.